Cioè, il nostro gruppo sono 20 anni che ci lavora, cioè, ci sono. Certo, quanto sei più piccolo, tanto più sei più plastico. Noi abbiamo un capitano di marina, non da tutti quelli escono. Qui la nave di non so come si chiama, quella grandissima, le petroliere, è più bravo degli altri. E quindi saltellando. Cioè, è diventato che senso. Non volevano qualificare questo lavoro, e pensavano che secondo me questo fenomeno non fosse grave, più bravo degli altri. Poi c'è l'altro problema opposto. Lì non percezione di tanto. Quando l'informazione tattile non arriva a sufficienza di dare frontali deputati a comprendere che cosa vuole. Cioè io per tenere in mano questo microfono, malamente, diciamo. Cioè per tenere in mano questo microfono, cioè bisogna che le informazioni tattili, che sono almeno di 3 livelli, arrivino in contemporanea a dare frontali, perché possa sapere che cosa ha in mano. Si chiama funzione balistica. Tutti i fisioterapisti. Ma secondo me ultimamente ci sono i laureati scienze motorie che sono ancora più bravi per conoscere questo impatto. Cioè per poter muovere bene questo impatto non bisogna una buona funzione balistica. Le informazioni sensorializzate devono andare al cervello integro e contemporaneo. Se così non è, ma io ho un'impo ricezione. Questo spiega perché non ti batto. Non solo perché c'è la tensione di scaricare. Perché battere i piedi, colpirsi, che veniva letto come autolesione, che è una cultura psicologica sbagliata, poi chiaramente anche tu letto può essere così in collera col mondo da dichiarare se stesso, non è che, ma come tutti gli esseri viventi è soggetto anche a forme di autolesione, no? Però tu letto si colpisce perché non trova unità corporea. Io per poter vivere nel mondo ho bisogno di sapere dove sono. Per poter sapere qual è la destra del mondo, devo avere l'idea di dove è la mia destra, la mia sinistra, questa si chiama somatopercezione. Se ho delle disfunzioni di carattere sulla lateralità emisferica, farò più fatica degli altri. E quindi il mondo, anche se io non ho coscienza, mi appare minaccioso. Allora, provate a pensare, se mi dai ancora un po' più loro, provate a pensare di dover muovervi in uno spazio sconosciuto, no? Facendo un gioco della nostra città, cioè con gli occhi bendati, no? Che cosa farete? Come vi muoverete? Con le mani davanti. Quindi, le mani davanti hanno due funzioni. Una è l'equilibrio. È l'equilibrio perché il cervello percepisce la differenza sensoriale termica tra l'interno, cioè in realtà quando io muovo la mano sento la differenza, il differenziale termico, quindi io so che anche se non la vedo, io so che la mia mano sta andando avanti, no? E che cosa c'è tra le mie mani nel mondo? I pericoli, il punto, i pericoli e anche ovviamente la direzione. Quando tu hai la disposizione tattile, anche se la tua vista funziona, no? Percepisci meno il controllo della vita. Questo spiega perché tanti turesi già hanno il tic di toccare. Cioè, secondo loro non c'è niente che fanno senza una scuola. Che cosa toccano? Tocca gli spigoli, possono andare. Pure c'è le superfici. Ma soprattutto questo. Mi spiego. Qualche volta di due ci devono battere contro per percepire diversamente, perché è difficile rilevare un coso a livello sottocorticale calcolare le distanze. Se faccio fatica a calcolare le distanze, faccio fatica a calcolare gli arrivi, ciò che mi può ferire. Questo spiego perché la maggior parte delle ossessioni della nostra sindrome, che spesso è una sindrome su base di perspettiva tattile, no, sono ossessioni a contaminazione. Paura. Qualcosa di estraneo entra in noi.